Sentite che strano ticchettio. È il primo allarme, poi dopo arrivo io. Io non mi affanno troppo, vi aspetto tutti al varco. E quando è l'ora di fare i conti, io mi presento al ritmo di una. Batte, vi dà una strana voglia. Che strana tentazione, che voglia di ballare. Non resistete, che sta arrivando il vostro coccodrillo. Sono diplomato, mi insegno ritmo, ballo. Sono un artista. E voi banditi, pirati e e da parecchio che vi sto osservando. Che bella situazione, l'unica soluzione è di cercare di andare a tempo col vostro coccodrillo. Capire il ritmo e farsi un altro ballo. Detto, io sono il più cattivo. Io vi do il tempo, anzi, il tempo sono io. Il tempo a volte è strano, ma il tempo è colto. Io non mi imbroglio, ma non mi si può imbrogliare. Allora, buonasera. No, ero messo vicino perché stavo guardando questa sequenza fotografica. Allora, stasera è giovedì grasso, quindi continuiamo la nostra trasmissione all'insegna dell'apertura del carnevale. E ieri sera, anticipato, il carnevale, il giovedì grasso, è stato riaperto con una manifestazione che certamente ricorderanno in tantissimi, almeno quelli che hanno una certa età, diciamo, ecco, dai 35 anni in su, diciamo. Sì, 35 anni in su. Era la festa delle mascherine, o festa di carnevale delle mascherine dei bambini, che si faceva a Sant'Anna, nella chiesa, nella parrocchia di Sant'Anna, nel teatro di Sant'Anna, all'epoca animata dal buon e indimenticabile padre Sinatra, parroco della parrocchia di Sant'Anna. Fu il primo festival delle mascherine per cercare di dinamicizzare, dare un momento di gioia praticamente ai tanti bambini. Ecco, all'epoca si allestiva, avete visto anche delle foto, un carro allegorico. Io ricordo, ho visto delle foto, ricordo
che lo realizzavamo assieme all'ingegnere, oggi ingegnere Osvaldo Sanalitro, Osvaldo Sanalitro in via Giovanni Burgio, ecco, nel garage di casa sua, si realizzava questo carro che ogni anno aveva una figura diversa, poteva essere Topolino, comunque il Re Burlone, diciamo, che poi veniva bruciato nel cortile oggi Campetto di Sant'Anna, dove si gioca a pallone. Ecco, giravamo con questo, con questa animazione attraverso le vie della città, e poi Padre Sinatra si inventò questo festival delle mascherine con le suore che collaboravano all'epoca nella parrocchia di Sant'Anna. Sono ricordi appunto di metà anni 60, degli anni 60 in poi, diciamo, ecco. Per tanti anni si è realizzata questa cosa. Dopodiché c'è stato un periodo di fermo per tante vicende, e quest'anno il Festival delle Mascherine della parrocchia di Sant'Anna è stato rimesso in atto e si è svolto ieri sera, mercoledì grasso, diciamo, ecco. Benvenuti a tutti gli ospiti, vediamo un po' se possiamo vederli. Io vi richiamo per nome. Gloria Caristia, benvenuta, grazie di essere qui con noi. No, il suo nome non l'ho segnato e non mi ricordo neanche io. Vediamo se ci viene il ricordo, se ci viene dopo. Benvenuto a Anthony Cannizzaro. Miriam Pozzo, Mario Lofaro, Amelia Vecchio. Angela. Perché ho detto Amelia? Angela, giusto. Carnevale. Uno scherzo di carnevale, Angela. Scrittore. E benvenuto a Simone Sorrentino. Buonvenuti, benvenuti. Ecco, sono vestiti di carnevale, sono parrocchiani di Sant'Anna, giovani della parrocchia di Sant'Anna, che ieri sera appunto hanno animato questa ritrovata Festival della Mascherina, Festa delle Mascherine, che si è svolta al Teatro di Sant'Anna. Ah, lei è il parroco, allora, è il successore di Padre Sinatra. Don Salvatore Apostolo. Mi hanno chiesto, mi hanno detto. Ma, come stai? Bene. Io ti ringrazio per questa trasmissione simpatica. L'apertura mi è sembrata idonea, perché credo questa sequenza fotografica è stata... mi è stato detto che ieri sera avete aperto questo Festival della Mascherina ricordando appunto tutto con queste foto d'archivio che Padre Abbotto ha trovato nell'archivio parrocchiale di Sant'Anna. Mi è sembrata una bella idea. Padre Abbotto, comincia tu, dai, che io poi con i ragazzi mi trattengo io. Come è nata questa idea? Allora, l'idea di rispolverare questa. Tutto è partito da questo spolverare le fotografie che ci sono in archivio assieme a Falcone, e abbiamo visto tutte le fotografie, e lì vedevamo queste immagini di carnevale, questo festival della mascherina, e da lì è nato l'idea di realizzare questo momento, di rimetterlo su, visto e considerato che anche la parrocchia ormai gestisce anche l'aspetto teatrale del luogo. Abbiamo pensato di mettere su un'altra volta questo momento, che poi devo dire è un momento molto bello, perché coinvolgendo i bambini si coinvolgono anche le famiglie, i genitori, ed è stato anche molto bello, anche perché subito è stato condiviso con i ragazzi questo progetto, e devo dire che è stato portato a compimento. Quanti iscritti ci sono stati? Quanta pubblicità avete dovuto... Allora, noi non abbiamo fatto grande pubblicità, perché appena abbiamo messo il manifesto, ovviamente i bambini del catechismo, i genitori hanno fatto a gara, per cui avevamo così previsto 100 bambini, perché poi con i genitori, certo, il nonni, cinema, i familiari, il cinema contiene 480 posti a sedere, quindi abbiamo pensato così di 100 iscritti. E siete limitati a questi 100? A questi 100, perché altrimenti noi avremmo potuto avere anche 200, 300 iscritti. In effetti, quanti sono stati i partecipanti? 100. Sì, quindi
Le abbiamo raggiunto tutti, e poi ovviamente i genitori hanno portato anche qualche bambino in più, anche perché ogni bambino aveva la possibilità di portare 4 accompagnatori a seguito. Quindi, quindi teoricamente 500 persone. Sì, in pratica era il cinema stracorso. Sì, poi i bambini chiaramente sono stati i protagonisti della serata. Avete le immagini? Ci sono delle immagini? No, le immagini non le abbiamo ancora sviluppate, perché il tempo... Perché, certo, bisogna svilupparle. Non c'è il tempo. Io avevo dimenticato che siamo nel 2015. Sì, però no, vabbè. Dico, non abbiamo avuto il tempo di mettere su... Ma mi sembra normale, diciamo. Una cosa di questo genere. La parola giusta è stata sviluppare. Ma perché, anche perché il periodo a cui ci riferivamo si sviluppavano le foto, sì, i video... I però Super 8. Non nel è 2015, ancora a Sant'Anna, siamo rimasti allo sviluppo delle fotografie. Sì, ma non ti preoccupare, che noi lo faremo il video. Certo, però dobbiamo fare un video simpatico. Ecco. Non è che dobbiamo solo fare una sequenza di fotografie. Deve essere chiaro, montato. Non sviluppato. Hai visto? Mi corregge sempre il cascino. Ma meno male che c'ho lui. Per sviluppare. Cioè, meno male che c'è ho lui. Visto tra i presentatori Lucio Nicotra, sì, che all'epoca era, c'era lui che presentava. E poi ho visto un'altra foto, mi pare c'era Totò Cardello pure, buonanima. C'era Piero Vigilanza che suonava la tastiera. E poi ti sei intravisto pure tu. Sì, ma hai questo detto... non lo dire. No, vabbè, c'era tanta gente che si è rivista. Anche tua moglie c'era. Probabilmente sì. Ma sì, è stato carinissimo. Ma credo che questa sorpresa, come l'ho avuta io, credo che gli astanti che ci seguono da casa avranno con piacere, rivedendo queste foto, rivedranno un momento della loro vita, e comunque qualcuno si rivedrà protagonista, diciamo, anche vestito di carnevale, perché credo che c'era gente già che si riconosce, diciamo, quindi... Ma sicuramente, bello. È stato anche un omaggio che abbiamo voluto fare ai tempi passati di questa parrocchia, perché... è ovvio, carnevale non lo stiamo inventando noi, non lo stiamo facendo noi, non siamo noi i primi della classe, ma bensì già questa esperienza era consolidata. Senti, ma scusa un momento, ma prima di lunedì sera, perché ritorni, le immagini ce li porti della festa? Io spero di sì. Chi vi ha curato l'aspetto tecnico? L'aspetto tecnico ieri è stato curato da Canfailla. Ah, Giovanni Canfailla. Quindi, beh, lui ha un po' più di tempo a disposizione per sviluppare le cose. Lo salutiamo. Noi lo salutiamo. Lo salutiamo. Allora, lunedì è possibile avere, così facciamo un ritorno, siamo proprio alla vigilia del carnevale che si consuma il martedì. Il martedì grosso credo che possiamo anche dare spazio, diciamo, visivamente a quanto è accaduto ieri sera al Teatro Sant'Anna con l'animazione dei giovani della parrocchia. Sì, poi i ragazzi sono stati fantastici. E allora facciamo parlare Gloria, dai. Gloria, raccontami questa esperienza. Ma inizio con dire che è stata una bella iniziativa riproporre a Sant'Anna questo carnevale che era stato, diciamo, dimenticato da un po' di tempo. La parrocchia si è impegnata parecchio, non solamente dal lato nostro dell'animazione, ma anche la parrocchia stessa, i genitori, i bambini che si sono visti coinvolti anche dal lato delle immagini che venivano viste e sono state selezionate. Noi come gruppo abbiamo rappresentato il tema di Peter Pan. Si capisce. Sì, e ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo impegnati parecchio, anche un grazie speciale a Padre Abbotto che ci ha consentito di fare tutto questo. Come l'avete coinvolto Padre Abbotto? Padre Abbotto ha assistito a tutte le nostre prove. Ma non gli avete dato un ruolo carnacionesco? No, lui è il ruolo portante, diciamo, di tutta la serata. Senti, dai, Padre Abbotto, facci vedere... Faccio vedere come è rivestito ieri sera. Hanno messo questo cappello in testa. Così fa il giullare. Allora. Ecco, sì, è un po' di colore. Ci sta. No? Noi, vedi qui, sì. Quanti ne conti di questi? Di corna tre ne conti. Tre, perché i sacerdoti mettono di solito il trepizza, no? Il trepizzo, ma è in piedi però. Questo è a calare. Questa...
e solitamente ha un rosso cardinalizio, visto, un rosso o un nero per i sacerdoti semplici. I ragazzi me l'hanno fatto apposta, no? Per richiamare per richiamare la berretta del sacerdote. Ti ho interrotto, Gloria? I bambini diciamo che sono rimasti contenti anche per i vari messaggi che ci hanno inviato i vari genitori che hanno assistito comunque a tutta la festa, anche per il fatto delle foto, di tutto questo passato. Qualche genitore si è rivisto là in quelle foto? Sì. Ci avrei scommesso io. Sì, e soprattutto abbiamo fatto vedere un lato della Chiesa che non è sempre quello della preghiera, ma è vivere una gioia e una festa sana. E noi come animazione ce l'abbiamo messa tutta, perché che per stare con i bambini, dico sempre, bisogna diventare bambini in quel momento. Tu, oltre a fare animazione, fai anche altre cose in parrocchia? In parrocchia sì, comunque animiamo le messe, le varie celebrazioni. Catechismo, cosa? Sì, faccio la catechista. E abbiamo insieme anche un gruppo giovani dove facciamo momenti di preghiera e organizziamo anche qualcosa. Parliamo di carnevale per ora, dai. Miriam, raccontami tu questa esperienza. Beh, devo dire che mi è piaciuta molto. Cioè, mi è piaciuta anche molto ai bambini, poi... Ah, il microfono, scusa. Poi... Se ricominciamo da capo non è male. Cioè, mi sono divertita molto perché sono ritornata anche io bambina. Vabbè, sei una bambina, dai. Vabbè, dai, un adolescente, va. Adolescente, passo a punto, quanti anni c'è? E io non le posso dire l'età. Vabbè, siamo, cioè, 17. Alcuni 20, così. Fai il confronto con la sua età, per cui... Stasera ti picchio. Finisce, Miriam. No, poi anche è stato bello che erano presenti i genitori, poi ho visto tanti sorrisi nei loro volti e quindi, cioè, siamo rimasti contenti di questa esperienza, cioè, veramente. Ma Mario, tu siete una ciurma, no? Sì, siamo la ciurma. Siete tutti una ciurma. Peter Pan, non c'è. Il top. Prego, Mario. Sì, allora, questa festa diciamo che è stata molto particolare perché abbiamo coinvolto i bambini alternando la loro presentazione sul palco a tutti gli altri, ai nostri balli, alla nostra animazione. E quindi abbiamo visto proprio che i bambini avevano molta voglia di salire sul palco, anzi abbiamo fatto pure fatica a contenerli. Anche il momento di presentazione, l'intrattenimento con Laudani, che appunto ha rappresentato il Re Carnevale. Laudani? Sì, presentatore, e che rappresentava il Re Carnevale. I bambini l'hanno svegliato. E quindi c'è stata tutta questa presentazione di ogni singolo bambino, seguita dalla foto che poi noi allegheremo all'attestato, e quindi avranno anche questo ricordo da poter mantenere, diciamo. Angela, ti chiedo perdono. No, tranquillo. Posso dire che è stata una bellissima serata. È brutto, Amelia, però. A me non piace. Neanche a me. Stavo cercando di addolcirlo, ma so poco. Angela. Vabbè. Posso dire che è stata una bellissima serata, una serata in cui si sono uniti sia grandi e sia piccini, un festival in cui si è diffusa un po' di gioia, di allegria. Che non guasta in questo che periodo. Non guasta mai. Anche, abbiamo ricevuto anche i complimenti dalla parte degli altri genitori e i bambini si sono divertiti alla fine. Simone Sorrentino, questi occhiali, con la ciurma non c'è secchi niente. No, io con la ciurma non ci c'entro niente perché ero addetto all'impianto audio. Sì, infatti è stata anche una bella esperienza perché vedevo sia bambini che genitori ballare, fare il trenino e i vari balli. Perché eri sul teatro? Ah, la grande! E ballare sia piccoli che grandi. Sì, è stata una bella esperienza perché a noi non conta tanto divertirci noi, ma sì divertirci noi, ma fare anche divertire gli altri. Non guasta. Però di più preferiamo far divertire gli altri che divertirci noi. Vedere divertire gli altri fa divertire anche è noi. Una gratificazione per chi opera, filosofica questa cosa. Sì. Anthony Cannizzaro, il microfono ce l'hai, no?
pizza. Peter Pan, che cosa mi racconti tu? Che le devo raccontare? È stata una bellissima esperienza, giusto? Tutti vorremmo ritornare. Sì, Peter Pan. Io sono un padre Abbotto, infatti, ieri sera ci ha tentato. Ci ha tentato e ci è riuscito benissimo. Ci è riuscito? Ci è riuscito stupendamente. Cosa ha fatto Padre Abbotto ieri? Padre Abbotto ieri è stato là, era lui il protagonista, che comunque ci ha permesso a noi di far fare tutta questa bellissima esperienza. È riuscito a coinvolgere noi e i bambini, perché giustamente senza il suo appoggio non si sarebbe svolto nulla. Bene. Cosa vi rimane? Prego, Gloria. La serata è stata condotta, ricordiamo, da Maria Teresa Alfeo e Moni Astuto, e si ringrazia anche il fotografo Giovanni Canfailla e il re Carnevale, che è stato Enzo Laudani. Sì, e soprattutto Padre Abbotto e gli stessi bambini che hanno partecipato. Padre Abbotto, cosa hai fatto tu? Ma io sono stato lì intanto a guardare, a guardare con grande soddisfazione, perché uno vedere i propri giovani, i ragazzi, le famiglie, gli adulti, vivere una serata di gioia, per me era un momento particolare di emozione, no? E poi devo dire che i collaboratori, Sonia Angiolucci, Giovanni, poi c'è stato anche Falcone, che ha lavorato tantissimo per questa manifestazione, e gli stessi Teresa, Monia, i catechisti. Devo dire che si è creato subito una rete di collaborazione molto bella. Un'esperienza ma certamente sì, certamente sì, certamente sì. Senti, dicevamo telefonicamente quando mi hai accennato questa cosa, io ho tirato fuori tutto il mio bagaglio di ricordi naturalmente, no? Ti suggerivo di vedere, di trovare nell'archivio i quaderni, gli appunti, i diari di Padre Sinatra, che alla fine di ogni festa delle mascherine appuntava con le suore tutte le negatività, diciamo, no? Per farne bagaglio e per non ripeterli l'anno successivo. Ecco, hai avuto. E questa è un'ottima. E devo dire che non è solo. Non lo faceva solo Padre Sinatra. Io vedevo Padre Annaro che faceva anche questo. Sono le figure sacerdotali che noi ricordiamo. Servirebbe mutuarli questi. Sì, devo dire, i padri, ecco, di questa città, almeno quelli che. Ci sono più vicini a noi, avevano uno stile pastorale molto, molto pratico, e queste cose sono state e sono le cose belle da copiare di loro, sia la vicinanza, sia lo stile pastorale, sia anche questo metodo, no? Di scrivere in un diario. È molto semplice, diciamo. Sì, sì, sì. E sicuramente è qualcosa che va messo subito in memoria per l'anno successivo. Certo. E questo fa crescere anche una comunità, fa crescere. Quindi questi esempi vanno messi un'altra volta dinanzi a noi. Sono modelli particolari che vanno ricordate, figure che non devono essere dimenticate, sicuramente. Angela, Padre Abbotto ha detto la verità, tutto quello che ha fatto lui? Sì, sì, grazie a lui facciamo anche altre feste, anche altre, non so, manifestazioni, oppure anche momenti di preghiera molto belle. Sì, ora c'è San Valentino, mi pare che lo state festeggiando opportunamente. Ma San Valentino io non ho messo un particolare, poi loro sanno che la parrocchia è la loro casa, se mi chiedono di fare una festa per San Valentino io non è che gli dirò di no. Ci messo l'acqua in prima. No, siccome so che c'è una manifestazione in una parrocchia per San Valentino. Ma allora, devo dire che Carnevale gira attorno... anche alle realtà parrocchiali. Io ricordo per esempio i carnevali di Scordia, voglio citarli non tanto, ma i gruppi in maschera nelle sfilate e i carri allegorici che si facevano venivano fatti
fatte proprio dalle parrocchie. Anzi, tra l'altro, un anno lo voglio citare, perché un anno il carnevale che ha organizzato padre Luciano, allora era seminarista, Luciano di Silvestro, è stato fenomenale. E la nostra parrocchia ha vinto, se non sbaglio, il primo premio proprio per il suo impegno. Gira anche attraverso la parrocchia, perché la parrocchia, come ha detto, è un luogo non solo di formazione spirituale, certo, ma anche di formazione umana, sociale, comunitaria. Come lo state trovando questo parroco? Come? Un parroco aperto, non solamente alla preghiera, ma anche, come ho detto poco fa, casa, la chiesa è casa anche nostra. Sì, molto, un parroco molto disponibile, perché in ogni momento è sempre, corre sempre in aiuto di noi ragazzi. Siete numerosi come giovani? Sì, a... sì. 20, pochi, non siete molti. Guardi che difficile, diciamo, trovare ragazzi dalla nostra età che vanno comunque in parrocchia, che non si vergognano. Lo sto dicendo. No, perché c'è da vergognarsi per essere in parrocchia. La società ormai è diversa rispetto a come era una volta. Può dirci si vergogna di venire in parrocchia? Non è facile magari andare a dire guardi io vado in chiesa, vado alla messa, seguo un gruppo spirituale, perché comunque ormai la società non crede molto nella chiesa, quindi forte che parte il primo che non crede, tutti gli altri per adeguarsi e per farsi... Sì. Le pecore. Tante pecorelle. Non so, pecorelle che bisogna cercare di portare all'ovile di nuovo, diciamo. Andare contro vento. Andare contro vento. Dimmi, lo farò. Ce l'hai il microfono, stavi dicendo qualcosa nel passo, no? No, stavo dicendo che appunto siamo noi molto contenti comunque di Padre Abbotto, perché ogni volta che noi proponiamo una festa, un'idea per coinvolgere i bambini, per coinvolgere anche noi stessi, i nostri coetanei delle altre parrocchie, Padre Salvo è sempre disponibile, apre sempre le porte. Per non parlare che noi siamo sempre in oratorio, quando vogliamo per noi è sempre aperto, quindi... Cioè noi troviamo una casa in questa chiesa e quindi è più bello per noi venire, siamo più coinvolti e quindi è più facile anche aprirci agli altri, coinvolgere altre persone. Infatti il nostro gruppo diciamo che va allargandosi. Si sta allargando, quindi si potenzialmente questi eventi sono proiettati diciamo a ingrandirsi, diciamo, dai. Ma poi ci sono belle ragazze pure a Sant'Anna, eh? Che dice la sua botta? Sì, sì, sicuramente. Sono dei buoni testimonial stasera per promozionare il gruppo giovanile della parrocchia di Sant'Anna, anche dei bei ragazzi, diciamo, quindi voglio dire. Va bene, non c'è voglio niente da dire, non c'è niente da dire. Che dice la sua botta? No, si pronuncia lui. Si pronuncia lui. Va bene, allora andiamo a chiudere. Poi avete dato degli attestati, te stai dimenticando alcune cose. Sì, sì, io ti volevo fare un dono stasera. Sì, anch'io ti voglio dare un attestato di partecipazione. Perché così tu ti metti la fotografia. No, glielo dici al maestro Giovanni Canfailla. Ah, allora dirò a Canfailla di farti la foto. Ma questo l'hanno ricevuto tutti i bambini. Poi qui in questo riquadro si mette la foto, ricordo. Allora, quindi l'aspetto, lunedì l'aspetto. Ecco, intanto te lo do. No, poi la fotografia. Senza foto non me la dai, non è possibile. Allora devo cercare una foto quando tu eri vestito in maschera. Ma lo vai a vedere. Non è un problema questo, intanto è gradito, però lunedì ufficialmente mi fai la consegna. Perfetto. Se porti il maestro Giovanni Canfailla pure, che è l'art director di questa manifestazione, così facciamo tutto, va bene. Bene. Ragazzi, complimenti, mi fa piacere, perché sappiate voi, continuate una storia lunghissima, piena di tante... di tante personalità, di tante esperienze, di tanti giovani che sono cresciuti, che si sono forgiati nella fucina della parrocchia di Sant'Anna. Non so io come sono uscito, buono o tinto, però io sono uscito da là, diciamo, ecco, quindi... Si è capito. No, ma voglio dire, tantissima gente, diciamo, ecco, ripeto, con le foto che abbiamo mandato prima si vede che c'è. Io ho rivisto per esempio la signorina Campanella, la signorina Piluso, Alda Piluso, cioè tantissimi giovani, tante persone che ancora, ecco, hanno piacere magari di
di rivedere e rivivere quello che io sto vivendo in questo momento attraverso voi, perché è un tuffo nel passato. Quello è il vescovo Canzonieri. Quello è il vescovo Canzonieri, era, sì. Quello era il vescovo Canzonieri. E sì, noi ci adoperavamo a fare queste scenografie nel teatro. Quindi stasera ci avete riportato indietro e nel contempo siamo contenti perché attraverso voi stiamo vedendo che c'è una continuazione, c'è un ripigliare, ecco, il Re Carnevale che portavamo in giro, realizzato al punto dall'ingegnere, oggi ingegnere Osvaldo Sanalitro, e anche da suo fratello Enzo naturalmente. E quindi ogni anno c'era un pupazzo nuovo che facevamo con la carta pesta, diciamo, no? Quindi colla, carta, corta, carta, colla, carta, era una cosa pazzesca. Poi qualche volta arrivava qualche acquazzone, per cui cercavamo un modo come mettere, come proteggere dentro. E certo, perché praticamente là si andava a liquefare. Va bene ragazzi, complimenti, prosit, fate tante di queste cose, state vicino alla parrocchia di Sant'Anna che se credo che abbia gli strumenti, gli spazi per dare una diversità, soprattutto comunque, un parroco che ci serve. Da quello non essere ruffiano perché ci sei vicino. Ma come? Ci accompagnerà pure ad Acireale. Verrà con noi ad Acireale. Perché martedì ve ne andate ad Acireale? No, domenica. Domenica. Il più bel carnevale di Sicilia, indubbiamente. Ci dobbiamo andare. Sono i carri che sono bellissimi, attrezzatevi bene perché la folla è enorme. Noi lo stiamo promozionando, tra l'altro, quindi voglio dire, preparatevi bene. Bene, allora, grazie a Gloria Caristia, grazie a Anthony Canizzaro, a Miriam Pozzo, a Mario Lofaro, ad Angela Vecchio alias Amelia Angela Vecchio e Simone Sorrentino. Complimenti, grazie a Padre Abbotto, grazie a te, grazie per tutto quello che fai, e se lunedì mi fai avere questo materiale vediamo un po' come dare un momento carnacialesco anche nella nostra emittente. Proprio alla vigilia di Carnevale, credo che la programmazione di stasera con si possa anche permettere questo lusso, diciamo. Va bene. Grazie, in bocca al lupo, buon lavoro, Padre Abbotto, ci vediamo. A presto. Va bene, alla prossima. Pausa pubblicitaria. Lascio il microfono a Massimo Porta con il punto di vista di questa sera. Ci vediamo dopo.